Affrontiamo una squadra che sta nel suo massimo rendimento dall'inizio dell'anno, poi quando ci sono cambi di guida tecnica bisogna sempre stare attenti a pesare la classifica, bisogna più che altro pesare il momento della squadra avversaria, perché comunque loro hanno vinto 3 partite in tutto l'anno, 2 le hanno vinte nelle ultime 2 partite, quindi evidentemente stanno molto bene. In più il passaggio del turno in Coppa può dare ancora più entusiasmo, una realtà che gioca una partita in casa, un campo non grandissimo, sintetico, quindi che può anche favorire i ritmi, diciamo così. Mi aspetto una partita bella calda, ma è giusto che sia così, noi siamo pronti da questo punto di vista, se di caldo si parla, anche noi con il derby ci siamo abbastanza scaldati. Recuperiamo allievi, recuperiamo Sereni, e ancora fuori Piscitella, Luduca ha influenzato, abbiamo fuori anche Gabbianelli. Non è più abbordabile perché secondo me il valore tecnico equivale un po' a almeno alla Lucchese, diciamo, come peso specifico. Diversa sì, perché secondo me il modulo è uguale a quello del Cesena, in realtà è interpretato in maniera molto diversa, e sia il tipo di campo e sia il tipo di avversario dovrebbe portare una partita un po' più giocata dal punto di vista del fraseggio rispetto magari a una partita completamente fisica come è stata quella di martedì. Sono curioso anche di capire che partita sarà, perché dobbiamo sempre stare cauti, secondo me, nell'approccio in trasferta, perché finora ci siamo scottati un po' alcune volte prevedendo partite che poi sono state molto diverse. Quindi noi dobbiamo aspettarci la partita più difficile dal punto di vista agonistico, fisico, di spazi e di modo di giocare. Poi quello che sarà lo vedremo in campo, perché sia Siena sia Lucca abbiamo fatto fatica proprio perché, secondo me, siamo andati con un'idea troppo fissa di quello che ci aspettava. Sicuramente può essere utile, poi subito o non subito, adesso vediamo, però noi a 5 abbiamo giocato parecchi pezzi di partita dall'inizio dell'anno, ci stavamo lavorando da tempo e dobbiamo continuare su questa strada.